Ciao a tutti, bentornati nel canile. Sono finite le mie vacanze, purtroppo sono tornata dalle vacanze e ho trovato ad aspettarmi un fantastico pacchetto di cui oggi ovviamente vi parlo. Vi registrerò forse anche già un altro video oggi, quindi probabilmente mi vedrete con questo look molto da casa e molto sfatto, e forse in un paio di video, ma vabbè, iniziamo con questo, che è il pacchettino che mi ha mandato Fabrizio de Cantankerus. Allora, Fabrizio, vabbè, se non lo conoscete, fate male. Voglio dire, ha un canale YouTube, ve ne ho già parlato in un'altra occasione. Andatelo a seguire, soprattutto se siete amanti dei profumi di nicchia. Ma non parliamo qui di nicchia, di quelle nicchie un po' poco nicchiose, parliamo delle nicchie molto molto spinte. Cioè lui, un po' come Vasco da Gama, si mette sul suo veliero e va alla ricerca di boh, marchi sconosciuti, intere sconosciute, con fragranze sconosciute. Quindi se siete veramente affamati di cose particolari, di novità e di cose poco commerciali, sicuramente il suo canale vi offrirà tantissimi spunti. Oltre al fatto che lo fa con uno stile assolutamente rock, brutale, quindi insomma, qui non stiamo a fare i tipi romantici con i pizzi e con i merletti, ma siamo degli uomini veri. Quindi l'uomo vero mi ha mandato questo pacchettino. Ti ringrazio, Fabrizio. Ovviamente siamo sentiti in privato, ma ti ringrazio anche pubblicamente per questa idea. Ovviamente mi ha messo a disposizione alcune delle sue fragranze, mi ha fatto scegliere alcune delle sue fragranze per farmele provare. Quindi grazie. Grazie mille. Anche lui è un benefattore del canile e quindi di conseguenza andiamo ad aprire il pacchetto insieme. Quindi si tratta di fragranze che io non conosco, che non ho aperto, il pacchettino è intonso, quindi di conseguenza lo aprirò in maniera insomma abbastanza live, quindi estemporanea, e vi darò le mie primissime impressioni delle fragranze. Quindi ovviamente oggi non vi saprò parlare della loro evoluzione, della loro durata, delle note di fondo, perché ovviamente per quanto alcune note di fondo possano sentirsi già appena spruzzata la fragranza, è chiaro che quelle poi emergono con il passare del tempo. Quindi oggi sentiremo insieme più che altro le note di testa della fragranza e ovviamente anche un po' le vibrazioni che mi trasmettono. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, andate a vedere anche il canale di Fabrizio, che ovviamente vi linko qui sotto. Ma sono sicura che appunto lo conosciate già, o può essere questa un'ottima opportunità per conoscerlo, perché sono sicura che vi innamorerete del suo canale, come è successo a me. Quindi di conseguenza, allora, quando qualcuno mi contatta e mi dice: "Ah, guarda, ti vorrei far provare queste cose, queste cose", perché mi è successo anche in altre occasioni, eccetera, io ci rimango veramente boh, troppo bene, perché ho sempre l'impressione che qualcuno investa le proprie cose, il proprio tempo per me, che sono fondamentalmente una sconosciuta, e magari lo si fa perché si ha il piacere di far provare un qualcosa a qualcuno o di sentire la sua opinione. Quindi veramente grazie, cioè penso di non essere mai troppo capace di ringraziare adeguatamente questa bella sensazione che mi trasmette il ricevere le cose, ma non perché si tratta appunto di aziende, anche lì ovviamente è chiaro, uno sarebbe estremamente lusingato, però quando qualcuno ti dà qualcosa di suo per fartelo provare, boh, io non so, ci resto troppo, troppo bene, penso, che carini, hanno pensato a me, lacrimuccia. E quindi nulla, queste sono le fragranze di Fabrizio, scritte accuratamente a penna, e anche questo per me è un grandissimo valore aggiunto. Allora, come vi ho detto, lui mi aveva linkato il suo profilo di Fragrantica, e su Fragrantica, se non lo sapete, ogni profilo può anche indicare le fragranze proprio che possiede, così come la fragranza del cuore, la fragranza che indossa in quel momento, eccetera. Quindi è come se Fabrizio mi avesse messo a disposizione il suo catalogo personale di fragranze per farmi scegliere qualcosa. Peraltro, lui ha probabilmente dei gusti molto diversi dai miei, nel senso che sicuramente io sono una persona meno estrema nelle fragranze, ho imparato da poco ad apprezzare alcune sfaccettature olfattive o altre mi ci sto iniziando ad approcciare adesso, e per me ricevere le cose da parte sua era anche un modo per esplorare dei terreni per me inesplorati, non soltanto da un punto di vista proprio di aziende, ma anche dal punto di vista proprio olfattivo. Quindi ho cercato di scegliere quello che poteva rientrare nelle mie corde, ma anche qualcosa che mi facesse un po' uscire dalla mia zona di comfort. La prima fragranza che prendo, poi ovviamente vi metterò le bottiglie a fianco delle full size, è Café Chantant di Nobile 1942. Peraltro, forse mi trovo a procurare delle mugliette perché penso di non essere la Dea Calì con 800 braccia per spruzzare tutto. Ma vabbè, iniziamo con Café Chantant. Allora, questa fragranza che io conoscevo di nome,
Allora, oddio. Allora, sicuramente apre con qualcosa di dolciastro, laddove per dolciastro intendo tipo un liquore. Penso che contenga delle note di liquore e se, insomma, anche un po' la logica non mi inganna, il caffè Chantant, mi immagino che sia questi locali dell'atmosfera un po' fumosa, dove si beve alcol e dove si sentono persone, insomma, esibirsi, insomma, cantando, suonando. Quindi c'è un'atmosfera sicuramente molto, diciamo, molto raccolta, ma anche in qualche modo in cui c'è sia spazio un po' per la trasgressione, anche un po' per la conquista, per la conoscenza di persone. Non è un profumo che mi ispira intimità in qualche modo. C'è una bella nota calda e dolce che penso sia rassimilabile a un liquore. Non vorrei dire una scemenza, ma ci sento anche qualcosa di quasi vagamente frutta, come se fosse tipo una specie di liquore che contiene anche dei frutti messi tipo a macerare, ma potrei essere una boiata. Però ci sento qualcosa di dolce, quasi un po' fruttato, quasi anche leggermente edibile, quasi un po' da mangiare. Molto avvolgente, molto zuccherosa, però è uno zuccheroso strano perché non è quello zuccheroso, zucchero punto, è come se fosse uno zucchero derivato da un processo di fermentazione. Molto interessante, non me l'aspettavo così. Questa è sicuramente una fragranza invernale per quanto mi riguarda, perché ha questa dolcezza un po' anche alcolica, un mix tra alcol e pasticceria, che ovviamente per me non è indossabile in estate. Sono curiosa poi di andare a vedere eventualmente le altre note dichiarate sul sito. Poi passiamo all'Artisan Parfumeur Batucada. Io questa l'avevo scelta io perché volevo sentire delle fragranze dell'Artisan Parfumeur e quindi ovviamente quando ho visto che erano disponibili, diciamo, nel suo catalogo, ovviamente l'ho scelta. Mamma mia, aiuto! Allora, questa è una fragranza che è sia marina che verde, che aromatica. Ci sento quella sottospecie di nota di calone in fondo. In realtà neanche tanto in fondo perché l'ho appena spruzzata, però è una nota di calone che è amalgamata ad altre note. Mi sembra di sentire anche qualcosa tipo di molto sferzante, frizzantino, tipo agrumi. Con una parte aromatica, questo è buonissimo. Questo è buonissimo, assolutamente unisex. Assolutamente. Caffè Chantant si sta evolvendo in un modo molto bello, comunque. Dicevo, una fragranza unisex estiva, aromatica, fresca, di quelle in cui non ti puoi non sentire pulito quando la indossi. Buona, buonissima. Questa mi piace veramente, veramente tanto. Questa, ecco, per me è una fragranza molto della mia zona di comfort perché, come vi sarete accorti, diciamo, ho molto esplorato ultimamente la parte aromatica delle fragranze. Mi piacciono i profumi marini. Ho questa passione comunque da sempre per i sentori esperidati, quindi per i sentori agrumati. Questa fragranza li unisce tutti insieme e quindi è ottima. Quindi Artisan Parfumeur Batucada, questa mi piace veramente tanto. Anzi, facciamo così. Faccio come Fabrizio, perché se non seguite il suo canale, vi ripeto, sbagliate. Praticamente spesso e volentieri lui cosa fa? Mette a posto i campioncini e sono i video che più mi piacciono. Praticamente lui mette tre scatole e in queste scatole mette un po', sai, i sì, i ni e i non tanto. Ecco, in questo caso ovviamente non ho le scatole, ma fingerò di averle e non li separo tra quelli che mi piacciono e quelli che non mi piacciono, ma li separo tra quelli che penso possono essere adatti a questo periodo dell'anno, come Batucada, e quelli che secondo me non sono molto adatti perché magari reputo che siano più appropriati per una stagione fredda e quindi vado a fare la mia prima separazione. Continuiamo con Gabriella Chieffo Lai, penso che sia Lai, anche scritto con la Y. Allora, Gabriella Chieffo è un brand che io non conosco, ho conosciuto soltanto Latte d'Oro, grazie peraltro a un altro amico del canile Letizia, a cui mando un bacio e a cui ho dedicato già un video di spacchettamento. Ero curiosa di sentire questa fragranza. Oddio, allora, non so se è contenuto l'incenso in questa fragranza, ma mi sembra di sentire
retrogusto incensato. Allora, mi ricorda qualcosa che ho già sentito nella mia vita. Allora, odora quasi un po' del salone dei parrucchieri di tanti anni fa, perché ho non so che mi ricorda la lacca per i capelli. Avete presente anche l'odore di quel pennellone bianco o col manico nero? Non lo so se, insomma, non penso che ovunque sono così i pennelli dei parrucchieri, però beh, quei pennelli molto molto grandi, molto fitti, che servono per togliervi i residui, no? Di peli, di capelli tagliati, soprattutto quando li fate molto corti. Ecco, quei pennelli a volte sono tipo profumati, non so se è voluto o se è un odore proprio delle setole, se vengono intrisi in una sostanza profumata, non lo so, però mi ricorda tanto l'odore di quei pennelli. Mamma, quanto mi piace, questa fragranza è veramente tanto 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 buona, me la devo andare assolutamente a approfondire, perché una di quelle cose che non riesco bene a identificare, come se sapesse anche quasi un po' di talco, incenso. Strana, cioè no, strana, cioè non è strana, non strana, cioè non sai come fare, però sicuramente non l'ho mai sentita una cosa del genere, intesa come fragranza, però mi ricorda il profumo tipo di questi oggetti da salone di parrucchiere. Sicuramente è una fragranza più adatta per il periodo caldo o per una sera di fine estate, però non mi sento di classificarla nei profumi attuali, quindi la metto insieme al Café Chantant di Nobile. Fabri, per adesso mi sto deliziando ed è soltanto merito tuo. Andiamo avanti. Poi c'è Mise en Cire, questa cara, volevo sentire Mise en Cire, che è Elixir de Musk. Questa la volevo tanto sentire. Poi dopo le ecco muschi, mask, cose, io non capisco niente. Allora, mamma mia, aiuto. Allora, l'apertura è abbastanza alcolica, cioè sento molto la parte di alcol, quindi lo lascio un attimo da parte perché adesso non lo riuscirei a sentire per bene e passo a un'altra fragranza. Questa va Boghe Lita. Questa non mi ricordavo neanche di averla scelta, quindi penso che sia una selezione sua. Sto facendo ovviamente una zuppa, come si suol dire. Oddio, aiuto! Ecco, queste sono quelle fragranze che sono contenta di provare, perché altrimenti se avessi dovuto seguire soltanto il mio naso, il mio istinto, i miei pregiudizi, i miei preconcetti, non l'avrei sentita. Questa fragranza è proprio affumicatissima, cioè proprio bacon, no, ovviamente non bacon perché puzza di carne di maiale, però nel senso di... Quanto cavolo è affumicata! Mamma mia, mi mette in difficoltà, non so neanche descriverla. È tanto affumicata ed è tanto secca, cioè nel senso è proprio quell'affumicato quasi un po' arso. Mi ricordo un po' la sensazione che mi ha ricordato, che mi ha fatto il sentire l'essenza della betulla a scuola, perché ha un odore proprio estremamente affumicato, cioè proprio di combustione, odora l'essenza di betulla, odora proprio di legno bruciato e di tizzone. E infatti viene utilizzata proprio per conferire alle fragranze questo sentore, proprio fumé, questo sentore proprio appunto anche effetto paglia bruciata, ecco. Beh, allora, se devo giudicarlo da appena spruzzato, vi dico che per me sa di braciata questo profumo, però penso che debba essere un po' più lasciato riposare, quindi in questo caso il test delle note di testa non è molto semplice da fare, non è assolutamente una fragranza estiva per me, in ogni caso lo piazziamo in quelle invernali. Sentiamo come si è evoluto il musk, quindi il Mise en Cire. Allora, la potenza di questa fragranza che ho spruzzato qui è assurda perché io non riesco più a sentire il musk, sento soltanto questa parte affumicata del naso. Allora, l'Elixir de Musk penso che mi ricorda i prodotti per l'infanzia. Sì, mi ricorda tipo la pomata per il cambio del pannolino o più precisamente anche tipo la polvere di riso, l'amido di riso che si usa appunto per il cambio del pannolino e per assorbire come se fosse un talco ovviamente delicatissimo per i bambini, che ha questo odore estremamente soave, estremamente delicato.
è anche un po' appunto polveroso, quindi sì, questo lo posso classificare tranquillamente come fragranza non legata a un momento specifico dell'anno, perché per esempio adesso ho appena fatto la doccia, se volessi spruzzarmela per stare in casa non mi darebbe assolutamente fastidio. Anzi, trasmette un'idea di totale pulizia, di assoluta pulizia, non da un punto di vista di detergenza, nel senso di detersivi, ammorbidenti, eccetera, ma proprio da un punto di vista di prodotti per l'infanzia. Che buono, questo la metto assolutamente nelle fragranze mettibili anche con il caldo. Dopodiché passiamo a. Dannazione, l'Artisan Parfumeur Noir Exquise. Questa anche l'ho scelta perché era una fragranza che sulla carta doveva avere un sentore di caffè e visto che sono appassionata delle fragranze che sono di caffè, la volevo assolutamente provare. La mettiamo su questa spalla. Oh. Allora, c'è la folata già di colazione, ma anche proprio quasi di un po' anche di caramello. Di caramelle, come se fosse l'Alpenlibe al caffè, un po', forse con un po' di meno zucchero. Sicuramente è una fragranza che ha una forte gourmandise, però una gourmandise che al momento non mi disturba perché comunque non la sento eccessivamente dolce o eccessivamente zuccherata, perché la sento anche stemperata da un qualcosa, quasi un po' di fogliace o di agrume. Quindi questa per fortuna non è una fragranza che sa semplicemente di caramello. La parte caffè si è già un po' persa, quindi spero che riemerga dopo. Però è una buona fragranza. È una buona fragranza e dirò, questa no, non è estiva, per me è una fragranza autunnale. Sì, autunnale, ma neanche quando fa troppo freddo, cioè nel senso mettibile anche basta che finisca il caldo, insomma, purché finisca il caldo inizia a essere già mettibile, perché sono convinta che abbia una parte anche leggermente aromatica. Dovrò andare a verificare, comunque molto buona. Ripeto, forse il caffè tende a non sentirsi tantissimo, speravo che fosse un po' più protagonista, però è un'ottima fragranza nella maniera più assoluta. Intanto torno alla mia betulla. Sta venendo fuori, parlo di questa fragranza quindi, di Lita. Sta venendo fuori questo lato cuoiato, cioè che, in cui si sente tanto un lato cuoio, un lato. Come se fosse un suede all'ennesima potenza, una parte scamosciata ma non delicata, molto forte e molto fumé. Quindi questa è una fragranza che secondo me per questi suoi lati molto secchi si potrebbe prestare bene a qualche layering con qualcosa di dolce, se sentiamo l'esigenza di addolcirla. Quindi ad esempio con un'assoluta di vaniglia, anche, non so, sì, qualcosa tipo di vaniglioso. Potremmo renderla un pochino più morbida perché al momento mi rimane ancora con una fragranza molto 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 secca e dunque andiamo avanti con Estroverso, sempre di Nobile 1942. Non ricordo il motivo per il quale l'avevo scelta, spero mi sovvenga. Ecco anche qui un'altra fragranza molto aromatica sicuramente. Si sente tanto l'agrume, questa è proprio una fragranza spiritata. Un agrume molto frizzantino, mi ricorda, così appena spruzzato, quelle caramelle che si trovano sulle bancarelle delle feste di paese, che sono proprio ricoperte di sale. Avete presente quelle caramelle tipo a forma di oddio, viene a dire di ciupa ciupa, ma no, il ciupa ciupa quello che mettono i bambini, aiuto! Oddio, totale, cosmico, non mi viene in mente l'affare dei bambini, va bene. Comunque quelli che sono ricoperti di sale. Sì, è proprio un agrume un po' salato e che quindi sembra molto frizzante, cioè mi dà proprio l'impressione anche quasi di una bevanda gassata, di una bibita gassata. Il ciuccio, ecco, il ciuccio dei bambini, aiuto. No, buonissima, ovviamente stilissima, Madonna, questa è proprio una sferzata di energia, questa fragranza, buonissima, questa è proprio di quelle che piacciono a me assolutamente. Poi passiamo a Michele Bianchi Humus. Questa neanche ricordavo di averla scelta, quindi penso che me l'abbia messa lui.
Infatti me l'ha messa sicuro lui. Allora, infatti, grazie Fabrizio, mi stai iniziando all'arte degli incensi, dei legni, delle fragranze un po' cupe, delle fragranze che sanno tanto, proprio di sottobosco, di bosco. Madonna, allora, questa è una fragranza, che anche io avrei scelto sentendola in un negozio. Anche qui c'è una bella parte fumosa, sicuramente. Fumosa, sì, proprio un po' di sottobosco, molto umida, un po' bagnata, che dà un po' quell'effetto appunto terra bagnata, quindi non escludo che possa esserci del patchouli, perché io quando penso alla terra bagnata e un po' ai legni ammuffiti, so che poi quello è il mio modo per identificare il patchouli. Potrebbe esserci il patchouli, ma io sento anche in questo caso, non so se mi è rimasta dalla fragranza di prima, sento in questo caso una parte anche frizzante, un po' di agrume, e non escludo la presenza di un frutto rosso, perché mi sembra di sentire un qualcosa tipo mora selvatica, ribes, qualcosa tipo di un frutto. Magari poi in post-produzione vi vado a scrivere, più che altro se hanno riscontro effettivamente con la realtà. Fragranza assolutamente invernale comunque, divani in pelle, terra. Legno, cassettone di legno, frutto di bosco, mi ha dato immediatamente l'idea di una baita, cioè come tipo i rifugi che si trovano in montagna. Entro nel rifugio e sento questo mix di odori, tipo di appunto di legno un po' umido, di legno bagnato, della terra che sta nei dintorni e anche un po' dei rovi, magari appunto contenente i frutti selvatici che possono essere nei dintorni. Sì, per me rappresenta molto bene l'atmosfera di una baita in montagna, assolutamente. In realtà dovrebbe essere anche estivo, perché è un profumo un po' umido che dà quest'idea, però non so con quale outfit lo potrei indossare, perché per me l'estate comunque ha questa atmosfera un po' di solarità, di luminosità, di leggerezza. Questa fragranza, per quanto effettivamente non sia necessariamente calda, però l'associo a un paesaggio comunque invernale, autunnale. No, via, questo è da posticipare, non è per questo periodo. Proseguiamo con... Ah, questo l'avevo proprio sentire, Madonna. Allora, Pierre Guillaume, che è Le Masque et la Peau. Allora, praticamente io di Pierre Guillaume ho sentito la polvere di riso, poudre de riz, che mi è piaciuta tantissimo e che odorava veramente di polvere di riso. Quel profumo mi ha messo in crisi perché avrei voluto acquistarlo, però poi mi sono un attimo trattenuta, comunque il prezzo non è proprio iper accessibile. Quando ho letto che tra i profumi di Fabrizio c'era anche questo, a parte un profumo che... Si chiama il muschio e la pelle. Cioè, io tipo, oh, ci devo per forza andare. E poi, considerato che anche la creazione che avevo sentito di Guillaume mi aveva così tanto colpito, ho deciso di dargli fiducia a prescindere. E quindi lo vado a spruzzare. Su questo ho delle altissime aspettative. Beh, per adesso, fragranza ovviamente quasi inodore, si può dire. Estremamente neutra, anche in questo caso devo farla un pochino riposare perché si sente ancora molto l'alcol, quindi non riesco bene a sentirla. Allora ce ne sono altre 5, non so in quale parte del corpo, però potrei spruzzarla, quindi passo allo spruzzo su Mouillette. Intanto spruzzo la fragranza di Lorenzo Pazzaglia, Dream Sea. Questa l'ho scelta io. L'ho scelta io perché mi ricordo, mi ha colpito tanto sia nel nome che proprio nelle note. Anche in questo caso parliamo di un profumo, comunque non sprecarlo, un profumo marino. Ah, e qui si sente tanto l'odore del calone, comunque delle molecole, delle fragranze tipicamente marine. Molto parte di alga sicuramente. Beh, già lo metto negli estivi comunque, proprio così di default. Molto alga. Sento anche altro che al momento non riesco bene a identificare, inizio ad avere il naso un po' saturo. Ecco, in questo caso penso che si senta molto l'ambra grigia. Sono abbastanza sicura e potrei scommetterci qualcosa che questa fragranza contiene ambra grigia, perché... Sento quell'odore tipico dell'ambra grigia, appunto lo stesso discorso del cassettone ammuffito, cioè quella cosa che io ho associato all'ambra grigia, che è l'odore della naftalina, c'è un odore un po' canforato, molto canforato, proprio di canfora, e io lo sento, quindi io penso che questa fragranza contenga ambra grigia. Ci sento anche qualcosa quasi di dolce.
potrebbe essere, non so se è un fiore, una dolcezza fiorita o di una resina, che sono due cose tra l'altro molto diverse, quindi un po' come a dire, ok, prendo tutto, però non lo so, è una dolcezza che non associo agli ingredienti dolci in senso stretto, come potrebbe essere l'ingrediente gourmand. Mi sembra una dolcezza in senso lato, come potrebbe essere quella di un balsamo o di una resina. Molto interessante. E benché sia un profumo ovviamente estivo, non è soltanto estivo, potrebbe essere in realtà utilizzato anche in inverno, perché è un profumo che poi ha anche una sua sorta di nota di calore, è abbastanza avvolgente, mi dà un'idea quasi di un dopo barba, un prodotto tipo aftershave. Ce lo vedo e poi sento quasi una cosa tipo di cannella, ma com'è possibile? Questo è un profumo che ha tanti livelli, cioè percepisco tanti strati. Io ci sento una specie di cannella o chiodo di garofano. Deliro? È molto particolare questo profumo, forse un po' più maschile che femminile. È interessante e sono sicura, cioè mi connette a un qualcosa tipo dopo barba, ma non il dopo barbazzo, ovviamente così schifidol. Molto particolare. Benché potrebbe non sembrare particolare appena spruzzato, in realtà lo è. Torniamo a Guillaume. Vabbè, questo è un profumo non profumo, quasi non si sente. Cioè, sento che non è soltanto la mia pelle, però questo effettivamente è un profumo di pelle umana molto particolare. Dà l'impressione proprio della pelle umana. È un accordo che molto accennato, questo effetto un po' sento, non sento, vedo, non vedo. Pelle umana, cioè è strano questo. Questo è un profumo strano e lo devo sentire quando non ho sentito niente e quando non ho nulla nel naso, perché se una fragranza così confondibile con la propria pelle e così comunque anche accennata, delicata in qualche modo, rischio di non sentirla se la sovrappongo a tante altre cose. Quindi questa ovviamente me la metto negli estivi perché tranquillamente si può indossare sempre, possiamo sempre indossare la nostra pelle, però questa me la devo risentire e qua ci metto un bel asterisco e è iper interessante di quelle fragranze che mi fanno andare in pappa il cervello. E qui c'è un sample in cui è saltata la testa. Infatti è quello che si è versato. Questo è purtroppo si è cancellato Beaufort. Vedo una K, vedo un Ruin Fabri, assistimi. Anche qui, altra profumazione, effetto bacon, molto affumicata, un po' brace, molto cuoio proprio. Ci sono vari livelli di lavorazione del cuoio, ok? Il cuoio poi assume una connotazione differente perché in alcuni casi assume una nota quasi un po' legnosa, un po' da divano, e poi sono delle note cuoiate che sembrano veramente qualcosa alla brace. E questa è una di quelle. Purtroppo il mio naso è molto inesperto su questa tipologia di fragranze, quindi io lo sento praticamente uguale a questo. Non ci sento la differenza. Devo aspettare la loro evoluzione perché al momento io purtroppo non riesco a coglierla tanto. Questa fragranza al patchouli dove sentivi i frutti di bosco, quella che ho detto che sembrava la baita, che era humus di Michele Bianchi. Eh sì, infatti, questa ha una sentita specifica e vira un po' più sul terroso. Questo vira un po' più sull'atmosfera da legno bruciato, che è solitamente una caratteristica anche dei cuoiati, però visto che non riesco neanche a spruzzarlo perché è saltato, cioè non c'è, è strano, non c'è neanche nella confezione, non so come sia possibile, mi è saltato tutto, devo recuperare un erogatore da una fialetta vuota per poterlo appoggiare, altrimenti non riesco a sentirlo bene, però visto che un po' si è versato, sento molto anche in questo caso l'odore di legni bruciati. Quindi questo ci metto un altro asterisco perché purtroppo al momento mi risultano tutti troppo uguali. Abbiamo le ultime tre fragranze. Allora, questa è Miller Harris ed è cancellato Derion. Oddio, questo è un profumo ricordo. Aiuto. Ci devo pensare.
Non ci devo pensare, perché qua non me lo devo far scappare il ricordo giusto. Andiamo su Imaginary Authors, che è Cape Heartache. Anche questo non mi pareva di averla scelta io, quindi probabilmente l'ha scelta lui. Allora, questa è una fragranza liquorosa. Sì, ricordo un distillato, potrebbe essere tipo un rum, un brandy. Un cognac, comunque quei quelle fragranze, quelle bevande che si bevono facendo questo gesto dolce, perché ovviamente questi liquori sono ovviamente tanto dolci, tanto calorici anche, dolce, liquoroso, ci potrebbe essere a fianco anche una specie di cantuccino da immergere nel vin santo. Sì, questa è una fragranza tanto alcolica, ma alcolica intendo proprio come di un liquore che ha una gradazione molto alta. Atmosfera raccolta, atmosfera da camino di casa. Anche in questo caso una fragranza squisitamente invernale, che ha una forte dose di dolcezza. Ci fosse mica anche del miele, non lo so. In realtà sento una nota sia lattiginosa che un po' mielata, come se fosse tipo una crema. Non so che di quasi di pasticcino, però il cui odore è molto sovrastato da questa bevanda alcolica tipo rum, cognac, brandy, queste cose qua, che magari gli estimatori di queste fragranze, di queste bevande, scusatemi, vorrebbero uccidere, perché io le sto mettendo tutte insieme nel calderone e magari hanno una loro identità ben specifica, quindi non dovrei associare il whisky col rum, col brandy, col cognac, però insomma. Avete capito? Parlo di quelle fragranze che si fa così, di quelle bevande, insomma, di quei liquori distillati che si fa così. Però c'è anche sicuramente una parte quasi di un po' di vaniglia, un po' di impasto, ecco. È come se sentissi nel sottofondo quella nota impasto che vi ho detto anche parlando dei profumi di torti. Proprio una specie di base torta, accompagnata da questo liquore. Assolutamente invernale, senza ombra di dubbio alcuno. E torniamo alla fragranza di prima. Allora, mi ricorda la casa di qualcuno dove sono stata da piccola. C'è un mix di braci, tipo quando si entra in una stanza dove c'è un camino, quindi un mix di braci, anche in questo caso un po' tessuti pesanti, tipo tendaggi pesanti, divani di velluto. Non un'atmosfera molto ariosa, sicuramente mi dà un'atmosfera un po' chiusa. Mi ricorda qualcosa di antico. Come se anche entraste in quei musei, o in quelle, o meglio, quando tipo si visitano i castelli, mi viene in mente il castello di Sintra. Che si visitano noi i castelli e dentro c'è la ricostruzione proprio delle stanze, e magari vedete anche le stanze con le armature, la stanza, diciamo, dove c'era lo scrittoio, quindi vedete anche gli ambienti di vita quotidiana. E questa fragranza mi dà l'impressione di un ambiente di vita quotidiana di un'epoca passata. Io sono entrata in una casa del genere, probabilmente da piccola, visto che comunque gli ambienti erano differenti, no, rispetto ad oggi, quindi esistevano il salotto con il tendaggio pesante, esistevano le tende pesanti, adesso i tessuti sono molto alleggeriti, sono molto più facili anche da lavare banalmente. Invece io quando ero piccola ho frequentato le case magari di vecchi zii, di nonni, eccetera, che erano delle case in cui c'erano anche questi divani, di questi tessuti pesanti, di queste coperte di ciniglia appoggiate sopra, e in cui c'era sempre da sottofondo questo odore del camino, perché tutti quelli che frequentavo io quando ero piccola avevano il camino in casa. Ricorda proprio un ambiente domestico e è molto strano, cioè non è strana questa fragranza, però per me è una di quelle fragranze che descrivono bene uno spaccato di realtà. Quindi la mettiamo come fragranza invernale. L'ultimo profumo di Fabrizio è il Pinewood, che è Treacle. Lui mi ha mandato questa mini fragranza perché è una delle sue super prefe e quindi ha voluto farmela sentire. A parte il fatto che, cioè, vedete come macchia. È un'essenza molto concentrata ed esistono delle essenze molto molto scure, cioè proprio molto pigmentate in natura. Questa è una fragranza che sa proprio di muschio.
muschio terra, braci, legno bruciato, muschio. Penso che ci sia del muschio di quercia, a un non so che proprio di boschivo. Di boschivo e di affumicato. Quindi mi sembra di capire, ma questo l'avevo già intuito, che a Fabrizio piacciono i profumi affumicati boschivi. E che sanno anche di liquore. Anche qui, una fragranza che io non posso indossare. Cioè, sono contenta di sentire, ma almeno per come è al momento l'evoluzione del mio gusto. E perché sapete, ovviamente i gusti si evolvono, si aggiornano, alcune cose che ci piacevano non ci piacciono più e ci iniziano a piacere delle cose che mai avremmo pensato ci potessero piacere. Bene, in questa girandola. Questo è oggi un profumo che io non potrei indossare, cioè non mi sentirei di indossare. Sento tanto la sua complessità, la sua profondità e secondo me anche la sua persistenza, cioè nel senso, vi ripeto, delle prestazioni non vi so dire nulla, però c'è cioè, già un'essenza così oleosa che macchia la pelle non può essere evanescente, proprio da un punto di vista quasi molecolare, è impossibile che possa essere evanescente. Però appunto non fa parte ancora del mio orizzonte odierno di fragranze. A differenza di altre, perché ce ne sono alcune che veramente potrei tranquillamente acquistare e che sono felicissima di aver sentito, però sono quelle fragranze che io percepisco più vicine al mio mondo, diciamo. Però questo è molto particolare, quindi anche già per il solo fatto che mi ha mandato la sua fragranza, una delle sue super prefe, io sono contentissima, assolutamente. Tra l'altro, quanto è pucciosa questa boccettina, dolcissima! Assolutamente interessante. E la cosa bella di questi scambi è proprio l'accesso alle fragranze che altrimenti non avrei sentito. Poi, visto che sono così curiosa di sentire sempre cose nuove, cose nuove, cose nuove, cose nuove, e quindi sento, sto ancora pensando al tappino che si è perso, ma va bene. Quindi sono ancora più contenta che mi si aprano le porte di veramente di mondi sconosciuti. Ringrazio ancora Fabrizio per avermi mandato il pacchetto, sei stato veramente tanto, tanto, tanto carino e ti ringrazio di questa opportunità, del fatto che mi hai fatto scegliere, che mi hai mandato delle cose che non conoscevo. Insomma, grazie. Sono delle cose a cui io veramente tengo tanto e che mi rendono veramente tanto contenta. Come vi ho detto, vi lascio il link del suo canale sotto in info box. Vi iscrivo anche il suo profilo Instagram, ma vabbè, è sempre The Cantankerous, quindi dateci un occhio. Ovviamente iscrivetevi anche al mio canale, è chiaro, trovate sempre tutto qui sotto nell'info box, i riferimenti a Instagram, i nomi delle fragranze, quindi leggete l'info box, mi raccomando, perché oltre alle mie introduzioni stupide, in cui vi spiego un po' di che cosa si parla, scrivo anche i nomi delle fragranze, quindi andate ad aprire il menu a tendina dell'info box. Ovviamente vi scrivo anche la mia pagina Instagram, che si chiama Nottole a Perfume, ma penso che questo l'abbiate capito, e quindi niente, non posso far altro che darvi l'appuntamento al prossimo video qui nel canile. Vi ringrazio ovviamente come sempre per l'affetto, per i commenti, per il sostegno, per tutto e vi aspetto ovviamente qui ben presto in un nuovo video. Ciao!